Espresso 2018 è il momento di Spinel, il marchio pugliese che quest'anno compie 20 anni di attività. Ne parliamo con Giovanni Spinelli, l'amministratore delegato. Buongiorno Giovanni e benvenuto dinanzi alle telecamere di Horeca TV. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. 20 anni sono tanti. Sì, sì, sì. All'inizio è stata una scommessa anche di mio padre, investire in un progetto nuovo nel sud Italia non è stato facile, però noi abbiamo avuto la testardaggine e la pazienza di attendere anche i nostri fornitori, che non erano preparati anche loro per fare questa avventura. Siamo stati pazienti, sono cresciuti con noi e quindi i risultati sono venuti nel tempo, sono stati sedimentati, studiati, sofferti, però poi, come tutte le cose, quando c'è passione e cose, poi le soddisfazioni sono più belle, sono più sentite, insomma. Giovanni, 20 anni fa avete iniziato con un piccolo progetto, piccolo ma ambizioso, a Genova, a Venditalia. Nel 1998 avete presentato una macchina in cialde per l'erogazione del monoporzionato. Questi 20 anni sono passati seguendo un percorso fatto in salita ma anche in crescita. Siete in molti paesi del mondo e oggi, attraverso anche lo sviluppo nel comparto Horeca, siete conosciuti come un'azienda davvero molto molto affidabile. Sì, sì, noi siamo partiti da un'esigenza 20 anni fa, cioè era uscito questo nuovo formato che era il caffè porzionato in cialda, però non c'era una macchina che sapesse sfruttare questo tipo di prodotto. Allora abbiamo iniziato prima a modificare quelle perché all'inizio le abbiamo anche acquistate a Modena, a Bologna, c'erano due ditte sole che costruivano. Abbiamo cominciato prima a modificarle e poi pian piano abbiamo detto vabbè, produciamo per noi, ma per uso personale. Poi andiamo a Genova e è cominciato i nostri amici, perché mio padre l'ha cominciato a proporre ai suoi amici prima di tutto. Guarda, c'ho questa macchina, secondo me è indistruttibile, provala. E adesso siamo arrivati qui che praticamente siamo riconosciuti come comunque dei produttori di macchine affidabili. È chiaro che magari non riusciamo magari ad avere un prezzo, diciamo, che a primo acchitto può sembrare più caro, però una spinner, ricordo sempre, che non va valutata in un mese, sei mesi, ma in dieci anni, e questo me l'ha rimproverato un mio cliente quando ho detto ma sono un po' più care. Ho detto guarda che non sono care, perché io in 3 anni in altre macchine ne metto 2. Se fai poi il discorso sui 10 anni ti posso dire che le stai regalando, perché una spinner è per sempre. Questa cosa sinceramente mi ha fatto piacere, cioè non vanno gratificante. Sì, sì, al di là di tutto poi si vive proprio per queste soddisfazioni. Poi è chiaro che cioè il business, il ritorno economico serve a mantenere la struttura, ma ti posso assicurare che vale più un complimento che 100 bonifici in banca, ecco. E allora parliamo di quello che presentate qui a Trieste Espresso 2018. Presentiamo l'ultima arrivata, che si pone sulla stessa linea della Ciao in cialda, però copriamo la fascia di mercato anche con la capsula. È una macchina, diciamo, si chiama Bai. La Bai, rispetto, diciamo, a quello che c'è sul mercato, c'ha sostanzialmente un paio di chicche che pensiamo di aver fatto bene. La prima è che
lo scambiatore non è, è praticamente montato a ridosso del punto di infusione, quindi non ci sono, ecco, io a volte dico, per spiegarla, non c'ho la caldaia in cantina e faccio la doccia al terzo piano, ma c'ho lo scaldino esattamente nel punto dove faccio la doccia, quindi non ho problemi di temperature che vanno, che sono alte o basse, ma c'ho una costanza proprio di estrazione di temperatura e il gruppo è riscaldato. Quindi si avvicina molto alla macchina tradizionale, che è la macchina famosa che noi in Italia siamo i maestri dell'espresso. Infatti, e allora per chiunque desideri avere maggiori informazioni sulle vostre macchine, sui nuovi modelli, la nuova BAE che hai presentato ora e state presentando qui a Trieste Espresso 2018, qual è l'indirizzo di posta elettronica attraverso cui chi è dall'altra parte può contattarvi? L'indirizzo di posta elettronica è export@spinel.it. Questo è l'indirizzo attraverso cui voi potete scrivere, contattarli e avere maggiori informazioni senza alcun impegno, ribadiamolo. No, le macchine le devono prima provare ed essere loro i primi ad essere convinti del prodotto. Grazie Giovanni, saluta tutti loro. Arrivederci e buona fiera a tutti.